Eccoci, cari clubbers, buon lunedì mattina di Pasqua, belli pronti. Pronti a cosa? Alla nostra gita di Pasquetta, chiamata anche lunedì dell'angelo. Come vedete, non indosso il classico abito bianco, perché anche io a breve esco per una piccola passeggiata, per una piccola gita. Guardate qui, ho lo zaino pronto. Eccolo qua. Ma perché è chiamato lunedì dell'angelo? E soprattutto gli angeli custodi ci dicono qualcosa di importante? La risposta è sì. E mentre finisco di fare lo zaino, ne parliamo dopo la sigla. Bene, allora, voi come trascorrerete questa mattina, questa giornata, insieme al Signore appena risorto? Allora, io vi dico, scrivetemelo nei commenti e vi volevo lasciare poi questi giorni in cui il club avrà un periodo di pausa dopo le fatiche della settimana santa per poi ricominciare. La settimana dopo ancora vi scriverò tutte le date in info box e anche nel Fratteologicum per ricominciare con tutta la forza. Ma abbiamo detto l'angelo custode. Dove sei, angelo custode? Eccolo! Eccolo qui davanti a me. Sì, non guardare però in alto. Scusa, ma chi? Vabbè, angelo custode lo lasciamo lì. Così, bene. Allora, gli angeli custodi noi ce li siamo immaginati un po' dalla televisione in queste modalità un po' strane. Pensate a City of Angels, no? Dove questi angeli della morte praticamente avevano dei poteri straordinari. Nella Bibbia ci sono molteplici elementi di presenza di questi angeli. E non da ultimo, Gesù nel Getsemani viene consolato da un angelo, no? Ecco allora la teologia, l'angelologia in particolare, che ci chiede di riflettere su questo mistero degli angeli, ci insegna che l'angelo è il nostro custode che ci accompagna perché è mandato da Dio a stare con noi in tutti i momenti quotidiani, anche in questo momento. Il mio angelo custode, di cui mi piacerebbe sapere il nome, ehi tu, dimmelo prima o poi, guarda, va bene, no? Prima che me lo dice, ci accompagnano e la sua attività è quello che noi diciamo poi nella preghiera dell'angelo custode, no? Illumina, custodisci, purifica, regge e governa. E quindi l'angelo custode ci aiuta a vivere le virtù teologali. Secondo anche quello che è il bellissimo insegnamento del padre Giuseppe Barzagli nel suo libro Lo sguardo della sofferenza. Bene, sono già sistemato per uscire. Speriamo che sia una bella giornata e che non piova. L'angelo custode ci accompagni e ci doni anche lo sguardo contemplativo per godere di questo momento di relax, di riposo per poi riprendere tutta la nostra vita fra il tormento e la grazia. Buona settimana, ci vediamo presto. Ciao a tutti!